accomodate, cominciamo con un ritardo che ci scuserete, penso veramente minimo per... Grazie a tutti di essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sono Giuseppe Mermati e vi do il benvenuto al nome di Consumer Forum. Il tema dell'alimentazione, della sicurezza, della filiera alimentare e della consapevolezza degli sprechi è oggi di grandissima attualità. Non a caso l'Unione Europea ha già indicato il 2014 come l'anno dello spreco alimentare. L'emorragia di cibo sta assumendo dimensioni impressionanti ed è uno sperpero non più sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico. È quindi indispensabile conoscere a fondo il ciclo alimentare per essere in grado di affrontare adeguatamente questo problema con la speranza di potervi porre rimedio. Consumer Forum, da parte sua, proseguendo nel percorso già avviato nel 2009, ha voluto richiamare al confronto i maggiori esperti operatori del settore per fare il punto della situazione con una rappresentazione aggiornata delle norme, consuetudini, procedure, controlli, iniziative, pregiudizi e false certezze. Ciò consentirà di tracciare una linea di continuità con il passato e una proiezione verso il futuro, mirando alla ricerca di un maggior livello di sostenibilità e al recupero degli sprechi ovunque essi si verificano nel percorso alimentare. Consumer Forum intende così continuare a svolgere la sua missione di dialogo con un'azione finalizzata alla ricerca di soluzioni che migliorino la vita dei consumatori ed accrescano la loro informazione, con la partecipazione coordinata e congiunta delle imprese, degli operatori di settore, di ricercatori e delle associazioni di tutela dei consumatori, mettendo a frutto una sinergia di esperienze unica del suo genere in Europa. Volevo dire anche un'altra cosa: noi abbiamo redatto, con la collaborazione di esperti e di operatori del settore, una guida. La guida è da intitolarsi a Consumer Forum, non c'è coinvolgimento di nessun altro ed è uno strumento da parte nostra per promuovere un confronto, per promuovere una discussione, per promuovere un dibattito. Quindi affidiamo a voi adesso il seguito del convegno per realizzare insieme un risultato molto positivo su questo argomento che interessa a tutti quanti e oggi come oggi è diventato di vitale importanza. Quindi io lascio la parola al dottor Bruno Gambacorta che metterò il colloquio e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie.